Ragazzi e ragazze, bentornati. Nuovo episodio di Somerville. Siamo appena cascati nuovamente. Il nostro personaggio, ormai dopo aver ottenuto questo potere nuovo da quell'entità, da quell'essere, da quella persona che ci ha salvato e si è sacrificata per noi per darci quel potere? O l'abbiamo involontariamente sacrificata noi per averlo? Bella domanda. Ma ci troviamo qua. Non chiedetemi cosa stia facendo, io non ne ho più pallida idea. La sfonderà? Ah no, ci farà passare di sopra. Ok, molto banale, ma efficace. Ok. Ah, dici che ci serve ancora, quindi. Portala qui. Ho fatto bene ad andare a vedere prima. Ok. Questo piccola salita dovrebbe essere sufficiente per andare a farlo schiantare. Sono sempre più curioso di vedere dove vuole andare a parare questo gioco. Il come dovrebbe finire. Ci sono diversi finali, ragazzi, ve l'ho già detto. Credo che ci servirà ancora questo carrello. Sento rumori molesti. Ancora lui. Arrivano fino a qui. Non si fanno delle domande. Quanti cazzo sono? Mamma mia. Ok, andiamo. Sono tanti. Sono tanti e sono arrivati fino a qui. Fin così, io secondo me siamo in profondità, ragazzi, ve l'ho detto anche precedentemente, siamo tanti in profondità. Ok. Dobbiamo riuscire a prendere il carrello. Dobbiamo andare a riprenderci, in qualche modo deve passare, anche se qui sta dunetta. Ah, non l'avevo vista. No, 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 no. Ok, grazie. Grazie, gioco, grazie. Ci ha velocizzato una meccanica. Va bene. Ce l'ha portato direttamente lui dall'altra parte. Ha detto, vabbè, tanto questo non ce la fa, se no. Ok, va bene, va bene. Imprevisto simpatico. Va bene, non è un problema. No, che cazzo. Porca troia.
mi devo avvicinare, ok? Mi sono guardato intorno un attimo per capire se c'era qualcosa che potevo utilizzare contro di lei. Forse quella luce. Capito. Esatto. E ora? E ora? Non canti più, eh? Fatemi fare questo tentativo. Perdonatemi, perdonatemi. La riportiamo letteralmente in vita. Ok. Resta lì così allora. Chiamiamo l'ascensore. Andiamo su. Chissà dove ci porterà questo ascensore. Non eravamo giù mica da ridere. Oh cazzo! Aspetta! Ah, oh, oh! L'ho schivata! L'ho schivata! Attenzione! Opla! Stavo controllando la registrazione se andava bene. Oh mamma! Ovviamente in questo momento terribile le cuffie mi hanno abbandonato, non sto sentendo nulla io, ragazzi. Aggrappati a qualcosa. Io sto spammando. No, non credo, credo sia una cinematica, no. Credo di avere controllo su sta cosa io. Ora forse sì. Ora forse sì. Wow. Dove siamo? Non posso fare nulla. Ok, scusate, ho ripristinato l'audio nelle mie cuffie. Scusatemi. Un ponte. Sembrava il ponte di New York. Però, no, no, siamo da tutt'altra parte qui. Il cane! In tutto ciò, cane è l'alfa omega sigma essere, perché si salva tranquillamente da solo. Eccolo! Ciao tesoro! Ciao patato! Ciao amore! Non ho più poteri! Non ho più poteri, ragazzi! Sono in silenzio perché sto cercando di capire cosa sta succedendo. Non ho più potere. Lui è molto stanco. Sono loro? È lei? No.
cazzo? Chi è? Salvati, ragazzi. La totale mancanza di dialoghi in questo gioco ti porta a farti tante domande senza avere delle risposte precise. È bello e a tratti un po' frustrante, vi dirò. Non abbiamo ancora i nostri poteri. Non abbiamo ancora nulla di quello che abbiamo ottenuto. È un rifugio di fortuna questo. Cazzo. È un rifugio di fortuna, sì. Mi alzo un po' la musica, ragazzi. Cercherò di stare in silenzio. Non una parola con nessuno, eh. È stato un attacco alieno. Su questo c'è. Ci sono ormai pochi dubbi. L'umanità chissà. Chissà com'è ridotta. Quanti ne sono morti. Lui? È veramente morto quel giorno? Troppe domande. Nessuna risposta. Nemmeno qui. Nemmeno qui, nemmeno adesso, con tutte queste persone, nessuno che ci dice niente. Il gioco, gli sviluppatori hanno inteso questo co come un gioco muto. Sarebbe bello però avere un dialogo, cazzo. Ci guarda, ci saluta. Devo entrare qui? Ora entro. Infatti, vi faccio esplorare, signore.
Da tanti episodi che non vedevamo nessuno, che ci eravamo dimenticati che qui ci indicano cosa fa. Cosa fare letteralmente. Ciao. Quanto è grande questo posto. Signori, che bel momento. Lui sta male, cazzo. Lui sta male. Oddio mio, aiuto. Non finirà bene questa cosa. Non finirà per nulla bene. Noi abbiamo perso i nostri poteri. Abbiamo ritrovato nostra moglie e nostro figlio che ci è corso incontro a abbracciare. Che bella scena, merda. Va bene. Come si trae qui? Ma che me lo dici, sì. Grazie. Grazie. Potete ne... Brava. Dove vai? Andiamo. Non c'è niente. Va a recuperare nostro figlio. Ha cercato delle medicine per noi. Credo. Il nostro braccio è fasciato? Ah sì, perché c'hanno... Ovviamente c'hanno raccolto. Strano che... Li abbiamo trovati noi. Fatemi abbassare un attimo il volume, ragazzi. Perché sennò poi mi sa che poi spara cannone. Oi. Gentilissimo. Gentilissimo. Ho avuto per un attimo il terrore che venisse male così. Però anche lei ci aveva indicato di andare di qua. Mi ha fatto un check in più. Ci apre lui? Ciao. Ci apri tu? Che lo sbattimento. Ma dove... Che posto è questo? Lui non sta bene, cazzo. Non sta bene per un cazzo.